prosegue la caccia all'assassino di Katia Dello Marino, la 41enne trovata senza vita sul greto del torrente Afra San Sepolcro. Potrebbe essere l'esito dell'esame del DNA sui campioni genetici prelevati durante l'autopsia a dare un nome ed un volto ad ignoto uno e di indirizzare così gli inquirenti verso l'omicida della donna. Ma l'attesa per i risultati degli esami potrebbe protrarsi ancora per giorni, forse sino ad inizio agosto. Ovviamente le indagini scientifiche sono importantissime in questi casi e hanno una rilevanza importante, però bisogna anche partire da un presupposto che potrebbe essere risolutiva la prova genetica, come no. Cioè, ci si può auspicare che la prova genetica sia risolutiva, però non si può anche pensare che possa aiutare ma non essere determinante per l'individuazione del responsabile. Emergono intanto nuovi elementi che potrebbero chiarire i contorni della tragica notte in cui Katia perse la vita. La borsa della donna sarebbe stata ritrovata all'interno del baule dell'auto, le chiavi della vettura invece vicino al corpo senza vita della quarantenne. Un dato che potrebbe far pensare ad un incontro temporaneo tra la donna ed il suo assassino, un contatto che sarebbe dovuto durare solamente pochi minuti. Diciamo è uno dei tanti punti sui quali le indagini stanno vertendo. Si iniziano intanto a chiarire e delimitare meglio anche i contorni della finestra.